La Superlega di pallavolo con Maurizio Colantoni. Siamo andati a trovare Matteo Piano, capitano di Milano. Buonasera a voi. Buonasera, questo è il luogo simbolo di questo periodo di fermi tutti a casa. Matteo Piano, buonasera. Che effetto ti fa rivedere Milano finalmente con un po' di gente? Mi fa un bell'effetto, essere qua al Duomo è il simbolo di Milano, questa piazza, non ci vengo spesso e è bello, sono contento di riniziare, di riapportare un po' al mondo del volley televisivo con te qui nella piazza di Milano. L'animo colorato, eri stato definito così, sei il sorriso un po' della tua Milano, sei di Assima della tua Milano perché sei il capitano dell'Alliance Paperwall Milano e sei uno dei giocatori preziosi della nazionale. Come si ricomincia? Si ricomincia col sorriso, si ricomincia col sorriso anche pagato, si ricomincia pian piano con un sorriso graduato che arriverà poi a esplodere. Me lo auguro in quanto Milano, me lo auguro in quanto nazionale, quindi di arrivare a un sorriso veramente colorato. Sei un giocatore, ma sei un uomo che fa tante cose, lavori in radio, ti piace la musica, sei uno che ha scritto libri, io il centrale pensieri laterali. Mi dici il senso di questo libro, dove ti metti un po' in discussione, no? Il senso di questo libro che ho scritto con Cecilia Morini, che è la psicologa dello sport con cui lavoro, era parlare del lavoro su di sé. Dire a tutti i ragazzi, e non solo, di lavorare su di sé anche se hanno dei problemi, di andare avanti, perché i problemi li abbiamo tutti e si superano. Tema nazionale, rimandata di un anno i giochi di Tokyo, oramai 2021, tu vieni da quell'argento, hai avuto un periodo sfortunato perché sei stato tanto, hai dovuto recuperare con gli infortuni, adesso stai tornando, pensando a Tokyo, cosa ti viene in mente, le Olimpiadi? Mi viene in mente che è un grande sogno perché sono un ragazzo diverso da quello che era la scorsa Olimpiade. Sono cresciuto, sono quello che sono contento. Ho fatto tanto per arrivare fin qui e voglio continuare a far pallavolo in questa maniera qua, su questa strada, con quello che sono e raggiungere Tokyo così, perché l'Olimpiade è l'evento sportivo della vita. Grazie Matteo Piano, un saluto da Milano, la linea a voi.